è una nostra grande scommessa e noi infatti presentiamo questa mattina questa nuova area Sanremo che sta passando una fase di transizione. Voi state vivendo con noi questa fase di transizione. Noi abbiamo molto investito nella qualità di questa manifestazione e lo testimoniano ovviamente le presenze che sono qui al banco con noi, ma anche tutti coloro che come docenti e come collaboratori hanno fatto sì che questo lavoro potesse essere portato a compimento. Dicevo, è stato un grosso investimento nella qualità, perché noi vogliamo che questo evento non sia una semplice selezione di persone che approderanno, auguro chiaramente a tutti questa sorte, però che possano approdare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Piuttosto vorremmo e vogliamo fare insieme a noi, ai nostri collaboratori, sicuramente qualcosa di più. Vogliamo che questo momento per voi sia un momento di crescita da un punto di vista professionale ma anche umano, quindi un percorso di vita che vi veda alla fine comunque vincenti. Ecco, questo è il trasporto con cui noi abbiamo voluto costruire in questi pochi mesi questa nuova area Sanremo. E proprio per questo e con questo obiettivo, con questo presupposto, l'ha già detto il sindaco, ma confermo un'attività intensa da questo punto di vista da parte degli uffici comunali e dell'orchestra sinfonica, c'è la volontà forte già dal prossimo anno di presentare e di partire con una scuola di formazione vera e propria. Questo nel solco, voi lo sapete, della grandissima e importantissima tradizione musicale che ha la nostra città. Noi siamo e vogliamo sempre più essere città della musica, è un grande progetto che l'amministrazione comunale ha sposato e sul quale sta lavorando con tutti i partner, e quindi questa nuova scuola di formazione permanente sarà un nuovo fiore all'occhiello di quella che è la molteplice attività musicale della nostra città. Quindi dicevo, non solo selezioni temporalmente definite come dire in prospettiva dell'edizione successiva del Festival di Sanremo, ma una occasione stabile di formazione per tutti voi, per tutti coloro che negli anni prossimi intenderanno partecipare, e anche con un'attenzione, questo lo aggiungo anche per come dire i referenti locali, è una decisione che abbiamo preso proprio recentemente con Mauro Pagani, con Fenardi, con ECDA della nostra orchestra sinfonica. Sarà una realtà, una scuola di formazione che avrà un occhio di attenzione specifico verso le realtà musicali giovanili del nostro territorio. Questo è importante perché, come dire, tutto un territorio deve crescere e deve fare un percorso positivo unito a favore chiaramente di tutti. A questa concludo anch'io velocemente dicendo che comunque questo per noi è stato un onore. A questa nuova area Sanremo hanno creduto in tanti, tutti coloro che sono qui, ma non voglio dimenticare anche l'importante risultato ottenuto con l'accredito di nuove borse di studio a favore appunto di partecipanti di area Sanremo. Questo è un segno importante perché appunto si crede a questa esperienza e si vuole investire. E poi non dimentichiamo anche le grandi presenze che come docenti avrete modo di conoscere già da oggi pomeriggio. Cito Ivano Fossati perché è uno dei pilastri della canzone d'autore italiana che conosceremo a brevissimo. Quindi veramente un grande abbraccio a tutti voi, un saluto, un benvenuto da parte di tutta la città di Sanremo e ci rivedremo sicuramente presto. In bocca al lupo. Direttore generale